ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Torino. Radio Tedacà è andata sul territorio torinese alla ricerca di esempi positivi per affrontare temi come disabilità, sport, devianza, isolamento sociale. Queste sono due chiacchiere con... Sono Stefania, ho quasi 26 anni e ho finito l'università da 2. Subito il primo lavoro, il secondo, e poi la sensazione di smarrimento, l'impressione di non avere la più pallida idea di dove stessi andando, con la consapevolezza oggi di non essermelo mai chiesto. Il mondo detta ritmi frenetici. E scegli il liceo, sì, ma il fidanzato, prendi il diploma, prendi la laurea, anno sabbatico, ma che, devi andare via di casa, mettere su famiglia, non c'è tempo per fermarsi. Il mondo si muove a una velocità pazzesca e tu hai costantemente paura di restare indietro. E quindi corri, corri senza voltarti indietro, corri senza voltarti finché non vai a sbattere. Sì, è esattamente così che è andata. Non posso lamentarmi, quello che ho fatto mi è sempre discretamente piaciuto. È che quando ti ritrovi inchiodato e non riesci ad andare avanti, inizi un po' a chiederti se ciò che ti piace corrisponda poi effettivamente a ciò che ti muove. Dicevo che ho investito una buona dose di energie positive durante tutto il percorso che mi ha portata fino qui. Un percorso tutto d'un fiato, ma senza il fiatone. Un percorso lineare, diritto. Ho sempre fatto tutto alla perfezione, irremovibile. Non un passo falso, non un cambio di direzione. E ora mi ritrovo tra le mani questa voglia di capovolgere tutto e ricominciare da capo. Adesso, proprio quei vestiti in cui mi sono sempre sentita sicuro, protetta dai giudizi, quelli che non avrei lasciato per niente al mondo, sembrano improvvisamente troppo stretti. Passiamo gli anni ad accumulare, ad aggiungere strati su strati. Un piano dopo l'altro costruiamo palazzi puntando al cielo, eppure man mano che saliamo ci allontaniamo sempre di più dalle fondamenta, da noi stessi. Allora ci guardiamo, immobili, e iniziamo a capire che forse l'unico modo per andare avanti è togliere, è spogliarci di quei vestiti, strapparceli di dosso. Sono Stefania, ho quasi 26 anni e mi stavo chiedendo se voglio davvero scendere a compromessi per tutta la vita per sentirmi sicura. O se forse vale la pena provare a cercare il mio modo di raccontare la mia storia, anche se magari non la leggerà nessuno. Voi che dite? Io posso raccontare la mia storia, che è una storia un po' particolare in realtà. Ho appena cominciato l'università, quindi ho ancora tempo magari a cambiare ancora idea un'altra volta, ma secondo me tanto del discorso che hai fatto si concentra nella frase in cui parlavi dei ritmi frenetici della vita. Nel senso che a me è servito molto fermarmi a pensare 3 mesi tra marzo e giugno, perché io ero convinto di intraprendere un certo tipo di carriera e di vita che era lontano da quello che effettivamente mi muoveva, come hai detto tu. Cioè era qualcosa che mi poteva interessare, ma non era proprio la mia passione. Perché la mia passione è, da quando avevo 11-12 anni, è, oltre alla storia in sé come materia, è l'insegnamento proprio. E la possibilità di fermarmi 3 mesi e pensare che comunque un giorno sono a cena fuori e il giorno dopo sono in quarantena, come è successo, e i nonni dei miei amici se ne vanno e succede quello che sta succedendo, mi ha fatto fermare e mi ha fatto dire ma allora tanto vale, visto no, la caducità della vita si dice sempre, tanto vale prendere e fare quello che mi piace, quindi sto facendo adesso quello che mi piace. Sono poi i casi della vita. Ho imparato poi, facendo quello che mi piace all'università, che la storiografia dai greci ci dice che alla fine senza il caso la vita non è nulla. E secondo me è vero. Grazie innanzitutto per aver rotto il ghiaccio e ovviamente per aver condiviso la tua storia con noi. Francesca, ti va di regalarci il tuo punto di vista? Guarda Stefania, ti parla una che ha accantonato l'università per rincorrere i suoi sogni, diventare libera professionista con una famiglia che tutti i giorni mi dice te l'avevo detto, ma preferisco alzarmi la mattina e
rincorrere i miei sogni piuttosto che adagiarmi su una vita che mi è stata magari velatamente consigliata. E quindi, per ritornare anche a quello che hai detto tu, secondo me vale sempre la pena di raccontare la propria storia, ma la tua, non quella che ti consigliano o ti dicono di fare gli altri. E grazie anche a te, Francesca. Bene, volevo passare invece a qualcuno di più giovane, anzi, alla più giovane qui. Martina, cosa ti viene in mente se dico futuro? Ma allora, se devo dire la verità, se penso al futuro, sono un po' spaventata. Ho ancora molto tempo per decidere che cosa vorrò fare. Però ci sono alcuni miei compagni, alcuni miei amici che hanno già le idee molto chiare e io ancora no. Io, se c'è una cosa che so, è che io fin da piccola sono sempre stata una studentessa modello. Il punto è che ormai sono etichettata così in qualche modo, non solo dagli altri ma anche da me stessa. E a volte capita, quando ci sono delle giornate magari un po' piene, in cui penso di avere troppa roba da fare, di crollare, mi guardo davanti allo specchio e mi dico: tu sei Martina. Questa cosa può essere vista come una cosa bella da molti, perché dicono: vabbè, ti stai incitando da sola, dici che ce la farai. Però allo stesso tempo io non la vedo esattamente così. Questo perché mi sembra di dire a me stessa non tu ce la farai, ma tu devi farcela, perché tutti quanti si aspettano questo. Quindi a volte mi capita di chiedermi se questa sono veramente io o se è soltanto un ruolo che sto recitando. E secondo te questo guardarti allo specchio è più un modo per cercarti, quindi per cercare la vera Martina, o un tentativo di costruire il tuo personaggio? Allora, diciamo che gli unici momenti in cui effettivamente non metto il dubbio di essere me stessa è quando faccio le cose che mi piacciono veramente. A me piace molto cantare, a me piace molto recitare. Ogni volta che lo faccio mi sento veramente me stessa. Ma quando entrano in gioco i doveri che ho come persona, in questo caso come studentessa, mi viene un attimo da chiedermi se io effettivamente farei così, oppure se faccio così soltanto perché devo e perché tutti quanti se lo aspettano. Citando una celebre frase, ti direi: chi sei quando nessuno ti guarda? Quando la telecamera è spenta e puoi essere chi vuoi, chi sei? Ma io sono Martina, sono una ragazza un po' goffa, a cui piace cantare, a cui piace recitare, che fa battute terribili, ma questo in pochi lo sanno, perché non sono una che si apre con tutti. Questa sono io. Ok, grazie Martina. Prendiamo un altro bando giovane. Samuele, tu come lo vedi il futuro? Sai già chi sei? Hai idea di chi vorresti essere? Questo è un'età della mia vita in cui ovunque mi giri, lo ammetto, vedo soltanto due tipi di persone: o adulti fatti e finiti, modello di perfezione, oppure tutto il contrario, ragazzi della mia stessa età che se ne fregano altamente di tutto e non ripongono nessuna speranza nel loro futuro. Io non voglio essere sinceramente né uno né l'altro. Io al momento ritengo di essere in un periodo parecchio complicato. Vi dirò, da quanto sto vivendo in questo momento posso confermarlo, sono letteralmente una creatura di confine, perché io sono al quinto anno di liceo, sono letteralmente sulla punta del trampolino e non ho la minima idea di come sia l'università, di come funzioni. Tutti quelli che conosco, in primis la mia famiglia, mi hanno sempre detto che è un mondo completamente diverso, un mondo che non ha nulla a che fare con ciò che ho sempre conosciuto finora. E a un primo sguardo una cosa simile può sembrare entusiasmante, voglio dire, un mondo nuovo, un giovane, appunto la figura di un giovane esploratore in un mondo sconosciuto, ma come tutte le scoperte, lo ammetto, questa prospettiva mi spaventa anche, e non poco. Io al momento non ho una certezza. Io fino a questo momento, col mondo della scuola che conosco, non ho mai avuto problemi, posso dire almeno di cavarmela bene, ma questo comunque non mi dà affatto certezza su quale potrebbe essere appunto il futuro che verrà. La propria scelta di vita deve essere fatta in base ai propri sogni, alle proprie professioni, ma la mia vera difficoltà sta in questo: riuscire a orientarmi tutte le mie scelte, tutte le mie possibilità, tutti i miei sogni, tutte le mie passioni. In realtà le mie vere passioni stanno nella recitazione, nella scrittura anche di piccole storie, nel teatro. Sono le passioni che ho sempre avuto fin da piccolo e ovviamente intendo dirigere verso quelle passioni, queste mie capacità, la mia eventuale futura carriera professionale.
Il problema è che è da quando mi è balenata in testa questa idea e l'ho condivisa con altri che mi sento dire sempre le stesse cose. Il mondo dello spettacolo, della recitazione, anche del cinema è un mondo competitivo. La testa è piena di dubbi. Anch'io penso che la libertà nella vita sia tutto, la libertà di scegliere, di sbagliare, di cambiare anche a un certo punto, tornare sui propri passi e ritrovare magari la propria strada. Comunque lo ammetto, il timore c'è, perché io posso fare una scelta, posso fare un errore, ma quanto durerà questa scelta? E soprattutto, quando capirò di avere sbagliato, avrò ancora la forza di tornare indietro? Avrò ancora magari il tempo di tornare indietro? Chi vuole provare a rispondere a Samuele? Per esempio, Alessandro, com'è stato il tuo percorso finora? Allora, ti posso dire che sicuramente non è una strada stabile la mia, perché non mi sono mai incanalato in una cosa e ho continuato su quella cosa per un sacco di tempo. Ho iniziato facendo un liceo delle scienze umane, quindi studiando psicologia, sociologia, perché volevo diventare psicologo. Poi col tempo, durante il liceo, mi sono accorto che la psicologia non è che mi appassionasse così tanto da farla diventare la mia professione. Mi piace comunque come materia, però non la considero una cosa che posso fare di professione. Quindi ho iniziato a fare ciò che veramente mi piaceva all'università, il cinema, studiare cinema, e quindi sono andato a studiare DAMS. Sono stato lì per un anno dando un solo esame, e dopo appunto quell'anno lì passato al DAMS ho capito che neanche il DAMS faceva per me, non perché non mi piacesse, anzi mi piaceva un sacco, ma non era una laurea che secondo me poteva darmi tanti sbocchi. E poi in Italia è molto difficile, l'ambiente del cinema è molto competitivo e devi avere sicuramente delle entrature che io non ho, che non avevo e non ho attualmente. E quindi sono passato ancora a un'altra cosa molto diversa, la terza già, che è stata studiare turismo, marketing legato al mondo del turismo. Ho fatto un corso finanziato dalla regione per 2 anni, poi ho lavorato 6 mesi dal PTUR e dopo quello mi sono incanalato sulla quarta strada, quarta e ultima per adesso strada, spero che sia anche l'ultima che cambio, che è ritornare all'università, all'ambiente accademico, ma studiando non cinema, ma diciamo una continuazione, se così vogliamo dire, di quello che ho studiato nel corso della regione, che è sempre economia aziendale, però con specializzazione sempre in marketing. Sicuramente io sono l'ultima persona che può dire prendi una strada e segui quella fino in fondo, però secondo me uno non deve per forza entrare in un ambito e proseguire tutta la vita in quello, perché a volte qualcuno pecca un po' di presunzione, di arroganza a pensare che una volta che è entrato in un ambito non può assolutamente uscirne. Secondo me uno ha tutta la libertà e la facoltà di cambiare idea in qualsiasi momento della propria vita e di seguire un'altra strada, non ci sono limiti secondo me a questo. Valerie, che pensi? Posso dire che nella vita bisogna accettare il fatto che si sbaglia e bisogna avere il coraggio di sbagliare. Secondo me è adesso, nella nostra età, che bisogna sbagliare nella vita. Ma non perché dobbiamo trovare la nostra strada, ma per sapere chi siamo. È bello provare qualunque cosa di tutto per sapere che cosa ci piace, che cosa non ci piace, che cosa riusciamo a fare, che cosa non riusciamo a fare. E io in questo momento ho fatto per 3 anni teatro, secondo me sono abbastanza brava, ho detto lo faccio, non me ne frega niente, piuttosto sbaglio, ma chi se ne frega, è il mio sogno e lo faccio. Poi vado a lavorare come commessa, ma pazienza, io ci ho provato. Grazie Valerie. Anche Alberto in realtà lo vedo un po' pensieroso però. Secondo me il comune denominatore di tutte le nostre storie è l'ansia da prestazione nel futuro, nel lavoro, nella scelta universitaria. E secondo me è un fatto molto generazionale, cioè i nostri genitori non ce l'avevano quest'ansia da prestazione, erano tranquilli, ne avevano altre magari. A noi hanno imposto una perfezione artificiale che secondo me è fragilissima. Viviamo sotto delle pressioni, anche chi vuole fare il lavoro più tranquillo e rilassato del mondo vive sotto delle pressioni allucinanti per arrivarci. Quindi io non ho paura a dire che sono parecchio fragile e lo dico senza problemi. Penso sia una cosa un po' comune. Gaia, forse volevi aggiungere qualcosa? È una riflessione che mi è venuta prima, perché io faccio volontariato in ambito artistico e ho conosciuto una ragazza che ha preso il suo futuro e l'ha letteralmente travolto. Lei è una ragazza cinese di 28 anni, quindi la sua vita se l'era costruita in Cina, faceva la contabile, guadagnava bene, mi ha raccontato, in Cina. A una certa ha detto basta e quindi ha preso, ha fatto Giappone, l'Europa dell'Est, ha fatto America, fino a fermarsi a Torino, perché le è piaciuta.
E lì ha cominciato a studiare e quest'anno è il primo anno di DAMS. Cioè, sembra un po' incredibile, una ragazza che dalla Cina decide di stravolgere tutto, appunto, per venire a Torino a studiare al DAMS, una appunto degli ambiti che viene di norma considerato più fragile, l'ambito artistico. E lei ha letteralmente litigato con la famiglia, rotto i rapporti col suo ragazzo, la sua famiglia, ha lasciato tutto, un mondo, dall'altra parte del mondo, tra l'altro, per venire qui. Quindi, rispondendo a Samuele, c'è sempre tempo per sbagliare, per cambiare. Se una ragazza di 30 anni l'ha fatto in modo così drastico, si può fare. Lo sbaglio non viene più visto come un'opportunità, come un modo di cambiare, di mettersi in gioco, quanto più viene visto come un qualcosa per cui punirsi, un'umiliazione, oltre che pubblica, personale. Samuele, torno a te. Come ti senti dopo queste parole? Che risonanza hanno dentro di te? Io la determinazione ad andare avanti ce l'ho, la speranza per il futuro ce l'ho, l'ottimismo è il sale della vita. Io mi auguro buona fortuna e la auguro anche a tutti voi, sinceramente, di riuscire a fare quello che voi volete fare, riuscire a essere semplicemente contenti con quello che avete, con quello che siete o con quello che avrete e sarete anche in futuro. Spero soltanto che ognuno riesca a trovare quello che vuole. Avete ascoltato Radio Tedaka, un progetto realizzato grazie ai fondi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani per la realizzazione del network ANG in Radio. ANG in Radio. Più di prima. L'Agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Torino è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.